Ciao, buongiorno, eccoci per un nuovo video. Oggi è mercoledì 22 febbraio e continuiamo con la lettura degli articoli in ordine, quelli in ordine alla politica. Come sapete, leggo gli articoli per chi legge poco, per chi magari preferisce ascoltarli. Andiamo velocemente a rimetterci in paro con quanto ho scritto. Questo praticamente è il penultimo, mi sembra, no, è il terzultimo in effetti, no, il, boh, il penultimo, sì, il penultimo terzo, adesso non lo so, devo guardare, anche perché non l'ho scritto 3 giorni fa, è di quest'anno, ma credo sia di gennaio, dopo vediamo anche la data, quindi comunque credo che sia il penultimo o terzultimo, quindi ci stiamo mettendo velocemente in paro. Allora, andiamo velocemente. Uomo o tecnica, la scelta, tra virgolette, antiumana impedisce una politica alternativa. Quindi siamo nell'ambito della mia umile speculazione su che cosa impedisce una politica alternativa. Cerchiamo di comprendere una delle questioni fondamentali che impediscono una seria opposizione alla distopia incombente. E questo articolo è stato pubblicato anche su Sfero, che è un social media italiano libero, e su attivismo.info, che è un sito di notizie, informazione e discussione della Confederazione di Sovranità Popolare. Chi mi legge sa che una delle direttrici del mio umile impegno civile da scrittore e blogger autodidatta è quella che cerca di stimolare una riflessione sulle ragioni per cui dal dopoguerra fredda, soprattutto nell'Occidente, ma a ben vedere nel mondo intero, sembra impossibile esprimere una politica alternativa a quella dominante. A tale riguardo consiglio di leggere questo articolo di Carlo Freccero, su questo c'è il link ovviamente nelle informazioni di questo video, vi metto il link dell'articolo, quindi così andrete a vedere. Di Carlo Freccero, quindi, che trovo fantastico per la sua sintetica ricostruzione di fatti e collegamenti, utilissima a far capire il presente anche a chi non è abituato a considerare le cose a questo livello o a chi d'impulso tende a venerare l'epiteto complottismo, assai utile ad evitare il lavoro del pensiero, ok? Quindi diffidate da tutti quelli che la prima cosa che dicono quando c'è un pensiero alternativo e divergente da loro è complottismo, no? Ok? Le mie riflessioni sulle incapacità politiche dell'area del dissenso espresse a vari livelli si possono leggere in questa serie di articoli, link a una categoria al mio blog, e in questi video, link alla playlist di questo canale, di cui andrà a far parte anche questo video. Alcuni anche abbastanza incazzati per l'incapacità politica, organizzativa e strategica di intellettuali e attivisti, ormai con tutta evidenza arresisi alla tendenza della nostra civiltà, di cui parleremo fra poco. Badate bene, se pensate che mi stia sbagliando, che in tutti i paesi apparentemente democratici e retti da una qualche forma parlamentare vi sia un'effettiva contrapposizione fra maggioranze e opposizioni, siete proprio fuori strada. Stesso discorso vale a livello geopolitico, dove ora sembra vi sia un confronto fra una parte dell'Occidente a guida angloamericana e il resto del mondo, comunque diviso e fluido, che apparentemente contende la leadership nordatlantica. Purtroppo, in maniera del tutto scontata, la difesa dei poli apparentemente opposti al nostro è stata subito stoltamente scavalcata da inutili piazze, di inutili, divisive e controproducenti proteste, in un modo tale da apparire come anti-occidentalismo tout court. Non ripeto qui le ragioni di quanto sto affermando, ma rimando a questo articolo in merito. Andatelo a vedere qui, perché è molto assai importante e esplicativo. Date le doverose premesse, veniamo alla questione che mi preme qui approfondire, che trovo fondamentale per spiegare le ragioni che impediscono la nascita di una seria politica alternativa coerente con la situazione sistemica, dato che questo fattore fa da sfondo e collante per tutta una serie di insufficienze / inefficienze politiche. Come vedete, sto cercando di essere gentile.
sto cercando di essere gentile perché avevo premesso che sono abbastanza incazzato. Questo articolo, insieme al prossimo e insieme a quello precedente, non tanto il precedente, quello che parlava della, che analizzava l'intervista di Mattei, ma quello che cercava di tirare delle linee guida partendo dai diritti umani, sono tre articoli abbastanza importanti rispetto a tutte le cose che sto scrivendo ultimamente, perché sono abbastanza esaustivi e nello stesso tempo propositivi di una marea di questioni. Per comprendere meglio la necessaria denuncia di questo articolo occorre mettere dei punti fermi. E veniamo ai punti fermi. 1. È del tutto evidente come l'emergenza sanitaria abbia segnato l'inizio di una fase ben precisa, corrispondente ad un'ulteriore modificazione generalizzata dei sistemi politici e amministrativi, per la verità iniziata già da anni, per quanto reso possibile dalla tecnica e dalla corruzione della politica nelle democrazie costituzionali. Secondo punto fermo. Tale modifica barra corruzione riguarda non solo l'amministrazione dello Stato e il rapporto Stato-cittadino, ma di fatto implica una progressiva demolizione controllata dello Stato di diritto stesso, che da anni progressivamente non riesce più a garantire quei diritti e quelle sicurezze che lo facevano punto di arrivo di una civiltà politica sempre più impregnata dai valori umanistici, infine codificati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Terzo punto fermo. I fattori che rendono possibili e visibili queste modifiche barra corruzioni e il progressivo svuotamento dello Stato di diritto sono la globalizzazione e la tecnocratizzazione di sempre più ambiti, tutti fattori favoriti dalle istituzioni internazionali e dai centri di potere visibili e occulti, dagli stati profondi, dal cosiddetto apparato militare industriale, dai potentati corporativi e finanziari che hanno scoperto la sostanziale corruzione della politica, con teorie socio-economico-monetarie false e soprattutto con l'organizzazione e l'imposizione di tutta una serie di varie emergenze susseguitisi senza soluzione di continuità dal 2001 delle Torri Gemelle per arrivare alle odierne pandemica, bellica, energetica, alimentare e climatica. E a dir la verità, no, questo è solo l'ultimo tratto delle emergenze, perché noi già venivamo da quella antipolitica relativa alla demonizzazione della politica, no, la casta, Mani Pulite, e ancor prima, vabbè, poi quella economica, finanziaria che c'è sempre, ma ancor prima quella terroristica, strategia della tensione, no? E ancor prima l'uccisione di Aldo Moro, no, cioè durante, anzi, quello è il punto clou, uno dei punti clou, insieme a varie altre stragi, e poi c'era prima anche quella di l'uccisione di Mattei, no? Punto 4. La tendenza al governo emergenziale si sposa perfettamente con le condizionalità di vario ordine, monetarie e finanziarie in testa, imposte ormai da anni dalle istituzioni internazionali e sovranazionali, di fatto sovraordinate alla politica e agli stati sempre più ex sovrani. Quinto punto fermo, l'inizio di quest'ultima fase, annunciata al principio del 2020 dai media al global mainstream subito dopo l'apparizione del termine pandemia, con la promessa che il mondo non sarebbe stato più lo stesso, no? L'hanno ripetuto, lo iniziarono subito a ripetere le grandi riviste internazionali, è stato deciso appena lo sviluppo tecnologico iniziava a rendere possibile una velocità nella trasmissione di dati, il 5G ragazzi, fino a pochi anni prima impensabile, tale da permettere analisi assai più veloci, una domotica efficiente, l'internet delle cose, le cosiddette smart city e il ventilato internet dei corpi. Ci sono anche altri sviluppi, ma non sono abbastanza tecnologico per parlarne e abbastanza complottaro, tra virgolette, per abboccare a tematiche di fatto controproducenti, quindi superflue, almeno per ora, perché sappiamo, no, che in effetti l'accusa di complottismo qualche ragione piccola ce l'ha, perché veramente
in internet leggiamo di tutto, anche cose veramente senza una base veramente sostanziosa, no? Poi magari, anche se non c'è una base sostanziosa, magari alcune di queste sono vere, no? Però visto che non abbiamo abbastanza dati, o almeno io non ce l'ho perché non mi posso occupare di tutto, no? Quindi non parlo delle cose di cui non, che non conosco, insomma. Però quindi la riflessione di questo punto è il fatto che tutto questo andazzo politico, sociopolitico e sistemico è determinato dalla tecnica. Appena c'è la tecnica, no, allora si implementano i disastri democratici, i disastri sistemici, e che erano comunque, no, già previsti, già descritti dalla fondazione Rockefeller, ma decenni fa, insomma, no? Prima arrivano gli intellettuali con il mondo nuovo, con e poi quando la tecnica rende possibile farlo, lo fanno, capite? È tutto abbastanza semplice, abbastanza razionale da capire. Punto 6. Veniamo alle relativamente recenti e pesanti modifiche, sostituzioni, cancellazioni, delegittimazioni di lessico, cultura, dissenso, rapporti, politiche, contenuti, visioni, coordinate, obiettivi, agende, pratiche, tecnologie, perfino menù, con l'introduzione, per noi, povero volgo, degli insetti. La trasformazione della realtà che arrivano, le trasformazioni della realtà che arrivano niente meno a considerare reato chiamare una persona con il suo sesso apparente, rappresentano la cartina tornasole delle profonde mistificazioni cui siamo sottoposti, spacciate per evoluzione, miglioramento e sostenibilità, addirittura ampliamento, aspettate che giriamo il foglio, addirittura ampliamento dei diritti per tutti, ma effettiva negazione di qualsiasi cosa possa sembrare non è allineata, si potrebbe dire umana. Punto fermo numero 7. Deve essere chiaro come il sole che quanto illustrato nei punti precedenti è reso possibile principalmente da un solo fattore determinante, dalla tecnica non controllata dalle società civili cui la stessa invece si applica. L'uomo è così asservito, consumatore e collaborazionista della tecnica stessa, elevata di fatto a un nuovo e indiscutibile totem progressista. A quanti potrebbero obiettare che la tecnica stessa è un prodotto dell'uomo e accusarmi subito di antimodernismo o peggio, rispondo semplicemente che qualsiasi azione, scelta e creazione diventi maniacalmente ossessiva o coattiva dovrebbe essere sottoposta ad un'attenta analisi che in questo caso dovrebbe essere di ordine etico e culturale in primis, per sfociare di conseguenza in conclusioni condivise, prassi e protocolli che solo l'ambito politico può essere in grado di mettere in opera, che la tecnica va rimessa sotto il controllo politico e democratico delle società civili e dell'uomo, non delle elite che ne fanno quello che vogliono. Fatte le doverose premesse, quindi erano queste 7 premesse. Veniamo al dunque. Perché nel titolo parlo di scelta antiumana? Presto detto, non prima però di chiarire che mi riferisco alla parte di umanità non direttamente coinvolta nella costruzione del dominio, le élite di cui parla Freccero, per intenderci. Sto parlando di una scelta non derivante da un'esatta considerazione, ma di una risultanza sulla quale ognuno potrebbe avere una diversa percezione e o accordo. Sto parlando, insomma, di una determinazione che appare inevitabile, causata da idee, comportamenti o mancanza di questi, di ordine generale, di impostazioni così comuni quanto non ragionate, che danno come risultanza una tendenza alla totale sottomissione dell'uomo e della vita alla tecnica. Insomma, credo che la risultanza fondamentale, il minimo comune denominatore della cultura e dell'agire dell'uomo moderno non facciano altro che sottoscrivere continuamente una lenta ma capillare sottomissione alla tecnica, cui viene permesso di sostituire sempre più ambiti e decisioni. Vedete tutto quello che ci hanno promesso sostituirà l'intelligenza artificiale,
e fate 2 più 2. La situazione della nostra civiltà è data dalla retrocessione del controllo della realtà e della vita stessa, non solo da parte dell'uomo comune, ma anche sostanzialmente da parte di quanti più istruiti, intellettuali e competenti, addirittura da parte delle stesse istituzioni. La cosa ancor più grave è che questa scelta sostanzialmente antiumana viene compiuta ogni giorno anche dalla parte più attiva del dissenso, sia intellettuale sia attivistico. In quale modo, direte voi? Nell'esatta maniera in cui non si prende di petto la questione transumana, nel suo complesso, con tutte le sue ricadute e derivazioni, per porla immediatamente al centro della nuova necessaria narrazione, che sarebbe la sola capace di avere una pur misera chance dato il lungo sonno di cui parlo in questo articolo, e qui linko quello in cui dicevo che la nostra generazione è la più inetta e sfigata della storia, di poter favorire la nascita di una massa critica adeguata alle sfide del presente. Questa scelta politica comporterebbe la sollecitazione di una grande consapevolezza da parte di un'importante fetta della popolazione potenzialmente concorde. Tutti i diversi scontenti, dissenzienti a vari livelli, no? Di come stanno andando le cose, di come sta andando il sistema, che però perché non abbastanza informati e magari anche traviati da vari divide timpere ideologici e di altro tipo, non fanno altro che andare a votare per il meno peggio, capite? Spesso molti di questi votano centrodestra, no? Come se fosse una vera alternativa al centrosinistra, no? Quindi questa scelta politica comporterebbe la sollecitazione di una grande consapevolezza da parte di un'importante fetta della popolazione potenzialmente concorde. Dovrebbe essere un nuovo paradigma di pensiero e azione che potrebbe risultare comunque comprensibile se ben comunicato, dato che ormai tutti vediamo le trasformazioni nelle piccole e grandi cose di tutti i giorni, ai quali non riusciamo ormai ad apporre altro che la nostra impotenza, oltre al fatto che ai più appaiono inevitabili, no? Andate a vedere quello che è andato in onda per una settimana con Sanremo, tutta la novità transumane, tutte le tendenze politiche transumane stanno lì, non lo so, e tanta gente veramente non è esterrefatta da questo ed è impotente. La sottomissione reale e incontrollata della tecnica, quindi di tutta l'ideologia del tecnicismo, del materialismo, no, della perdita di valori, della distruzione dei valori, no, della ricomposizione, ricalibrazione, ritrasformazione e rinominazione di tutti gli ambiti umani, no? Quindi la sottomissione reale e incontrollata della tecnica all'uomo sembra però un grimaldello sul quale purtroppo molti nell'area del dissenso non vogliono agire. Da destra perché la tecnocrazia autoritaria è vista sempre più come l'unica soluzione capace di portare legge e ordine, no? Ai problemi di questa fase. Da sinistra perché la tematica tocca inevitabilmente punti etici sui quali non ci vuol sentire, dato che culturalmente è da sempre impregnata di materialismo e scientismo, la sinistra, in modo così profondo da farla diventare la migliore attuatrice della tendenza antiumana della modernità. Invece di evitare temi ritenuti divisivi, erroneamente dico io, come le questioni etiche sulle manomissioni alla vita, sull'intromissione psicopolitica nelle famiglie e sull'ormai centrale ideologia gender, la sinistra, anche presuntamente antisistema, dovrebbe ammettere che sotto il nome della scienza, in realtà puro dogmatismo scientista e materialista ad uso e consumo della tecnocrazia al potere, si compiono quotidianamente un numero incalcolabile di crimini, perché questa è la verità, che imporrebbero un radicale cambio di paradigma nei programmi politici e nelle attività di un ideale Stato di diritto. Va tutto riformato, ragazzi. Nel mio piccolo, oltre alla pubblicazione di un programma politico ispirato ai diritti umani, che è in fase di aggiornamento perché ormai devo rivedere alcune cose, perché poi la mia personale evoluzione del pensiero e delle conoscenze porta a rivedere, e l'avevo scritto nel libro che è un work in progress, no? Quindi ho iniziato a rivederlo, che è Linee guida per l'attuazione dei diritti umani.
Ho recentemente pubblicato questo articolo in cui cerco sinteticamente di delineare le possibili direttrici programmatiche di azione politica, seguendo proprio i 30 articoli della Dichiarazione Universale. Infatti questo articolo, che linko qui, che è quello che dicevo prima, che fa parte dei tre con questo e con il prossimo, abbastanza importanti di questa ultima fase di mia scrittura, tutti i punti relativi ai 30 punti dei diritti umani che metto in questo articolo li metto anche nell'aggiornamento del libro. Questa incapacità politica e divisione dell'area del dissenso si va così a sommare alle altre problematiche di velleitarismo, dilettantismo, disorganizzazione, approssimazione e lotte interne personali che si vanno ad aggiungere alla sostanziale accettazione di tutti i divide et impera classisti, geopolitici e di altro tipo portati alla ribalta dall'agenda politica o mediatica mainstream e anche dalle azioni degli altri poli, ovviamente, no? E qui ogni riferimento alla guerra ucraina che è puramente voluto, e sapete come la penso. Io penso che questa guerra era talmente troppo, di fatto era già iniziata nel 2014, ma era talmente così prevista da tutti che servirà a tutti, che non finirà dopodomani, anche se lo spero, ma probabilmente durerà a lungo, fino alla ben sistemazione dei nuovi geopoli, no? E poi saranno auguri per tutti. E non dimentichiamo la fantastica illusione di poter condurre l'attività politica e l'organizzazione dai social e dal web senza quel minimo di accortezza e metodo necessari ad evitare di veder finire ogni progetto perché squassato dagli inevitabili contraccolpi di quello che chiamo tristemente democratismo, che sarebbe ben altra cosa della necessaria metodica trasparenza e di un fruttuoso interscambio di azioni e idee fra organizzazione e società civile. Qui ogni riferimento a purtroppo con sommo dolore alla fine che sta facendo il CLN è puramente voluto, insomma. Anche questo problema sostanzialmente è un prodotto della fascinazione tecnica. Per chiudere l'articolo con un po' di ottimismo, consiglio la lettura di questo articolo di Fabio Conditi, che è il presidente, il direttore, non lo so, insomma, credo sia presidente di Moneta Positiva, in cui l'autore cita lo stesso articolo di Freccero, linkato da me all'inizio di questo, ma non possiamo illuderci. Se non sorgerà al più presto un centro politico autorevole, fatto di potenziali statisti, capace di comprendere le questioni oggetto del presente articolo e di costruire un progetto politico adeguato al presente, non avremo alcuna chance di fermare la distopia che si sta velocemente strutturando. Come si suol dire, la speranza è sempre l'ultima a morire. Ragazzi, qui penso di essere stato abbastanza chiaro. Leggetelo, rileggetelo bene e fatelo girare questo articolo e questo video, perché se non prendiamo atto delle necessità organizzative, ma strategiche, tutto quello che volete, ma in primis teoriche del dissenso, dell'organizzazione di qualcosa e quindi di un cambio radicale proprio nella posizione politica, nelle direttrici, nel pensiero, nel logos, no, nel pensiero unico dominante che deve nel pensiero che deve essere alternativo al pensiero unico dominante, no, non andiamo a nessuna parte, insomma, non faremo niente di buono. Quindi va bene, il video finisce qui, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, fate girare tutto, iscrivetevi, mettete i like, ciao ciao, alla prossima.